Poi, tornando alla chirurgia, no, Con questo caso lo fa. è meglio manuale. Tornando alla chirurgia, io davo per scontato di avere qua questa parte di osso dove mettere gli impianti, ma ci sono anche casi dove osso non ne ho più qua. Casi in cui, per esempio, i seni mascellari, questi, sono molto avanti vicino al naso, l'osso è tutto completamente riassorbito. Perché il paziente magari ha avuto per tanti anni, da 30 anni, ora ne ha 50, la dentiera. Che tecniche posso adottare qua? Che tecniche potrei usare qua? Vi apro una presentazione, quella che abbiamo fatto a Verona. 50 anni, paziente ha 50 anni, però c'ha la dentiera mobile, non può fare nulla. Bra, chi l'ha detto? Bravo, pianti zigomatici. Questa è per esempio, vediamo se trovo il modellino, si possono anche stampare le tacche 3D. Eccolo qua. Questo è il caso. Questa è come la mascella, ha perduto tutti i denti, però anche qua davanti ha perduto tutto l'osso. E qua non era sufficiente l'osso per mettere o l'onfora. Qual è l'osso a quel punto? Logicamente tu dovresti pensare, qui non ho osso, qual è l'osso subito più vicino che ho? Questo. Vedete quanto è spesso l'osso qua? Qua, qua. Qua un impianto ci sta. Gli metto quindi un impianto qua e un impianto qua e poi un braccio metallico che unisce questo impianto all'arcata dove dovranno essere messi i denti. Ok. Praticamente solo con due zigomatici. Due zigomatici. Ho messo più un impiantino d'aiuto, di supporto qua. Questa è la ruota di scorta, l'avevo detto prima. Lui l'avevano affrontato sbagliando la logica. Caso estremo trattato in maniera semplicistica. Metto due impiantini e sopra una dentiera che fa clic-clac. Però due impianti è come un tavolo con due gambe. Si sgangera il tavolo a un certo punto, o si rompe dove i piedi sono uniti al tavolo, oppure si rompe il tavolo, oppure l'osso attorno agli impianti si riassorbe ed è quello che è successo in questo caso. In questo caso, se lo vediamo da questo lato, qua ha perduto completamente l'osso ed è il punto dove poi abbiamo dovuto simulare più gengiva qua. Questo è andato tutto in infezione perché gli avevano messo sopra dei denti con due impiantini che vai a mettere in altri casi, ma è sempre meglio non metterle due impiantini perché falliscono. Non ha nessuna biomeccanica, due impianti con un'arcata a ferro di cavallo. Se tu immagina che devo mettere un'arcata a ferro di cavallo, mi è finito l'inchiostro. Questa è l'arcata che te la metto su due impianti, così. Questa bascula, ha dei movimenti rotatori quando mastica, fa così. Mastichi dietro, mordi, tiri davanti, mastichi dietro, alla fine fa la pinza ad estrazione. Il problema cos'è? Che poi quando riva in chirurgia è come il naso di Michael Jackson, chi ci deve rioperare dopo c'ha problemi. Non puoi affrontare un caso così ora con tecniche di chirurgia primarie, devi usare assi nella manica, chirurgie terziarie, quindi chirurgie come gli impianti zigomatici. Non lo risolvi così questo caso, è un caso da maxillofacciale, perché chirurgia maxillofacciale è questa, non te lo fa il dentista. Giustamente, perché qua ci sono altre strutture importanti, qua c'è l'orbita dell'occhio, qua ci esce un nervo sensoriale, qua ci escono anche nervi motori. E poi finisce simulando tutto il tessuto che ha perduto. Questo è un problema del protesista e del laboratorio. Ma non deve essere questo problema che c'entra col problema chirurgico da risolvere. Il chirurgo deve pensare a come risolvere quello che c'è sotto a livello osseo e dare poi al protesista degli agganci sul dove agganciarsi. Poi come costruire le protesi,
Sicuramente non metti una protesi incollata, ma metti una bella ruota che si può svitare con i bulloni, perché sai già che ci potrebbero essere problemi in una protesi come questa, perché i denti, vedi fuori dove sono rispetto ai denti. Vediamo se trovo una foto dove si vedono bene i fori. Guarda, uno l'hanno chiuso qua, questo era l'altro, questi sono gli altri e qua ce n'era uno. Uno ti è capitato in arcata, ma questo sta nel palato. Perché gli impianti zigomatici poi hanno la caratteristica di uscire verso il palato. Sono così, quindi escono verso il palato e devi agganciarti lì e fare poi una struttura che regge i denti. Ma i denti sono 1 chilometro più in là. Non potresti mai risolvere questo con una protesi incollata, cementata. Mai, non ce la fai, deve essere avvitata. E la struttura, come quella che avete lì gialla, è una struttura molto più voluminosa perché devo colmare un gap maggiore tra i denti e non posso farti i denti lunghi fino a qua, sarebbe un obbrobrio da vedere. Poi le gengive simulate di un materiale, i denti simulati di un altro materiale.